In una lettera scritta nel gennaio del 1919 a due sue figlie spirituali, le sorelle Campanile, Padre Pio scrive quanto segue: Non temere se ti senti fredda nella meditazione, nelle preghiere, in tutte le altre pratiche di pietà, se senti di essere ancora legata alle creature, se senti ancora il contrasto dell'uomo vecchio con l'uomo nuovo, se ti vedi ancora circondata da infermità, perché avvenendo tutto questo contro ogni tuo volere, non vi è colpa, non solo, ma è fonte di merito per te. Sono queste le prove dell'anima che Dio predilige e che Egli vuole sperimentare quando vede nelle forze necessarie a sostenere il combattimento ed intessersi con le proprie mani il serto della gloria. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.